Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video, sempre con l'armadio storto, non capisco perché, sono confusa, sono le 19:45, sono in super ritardo per questo video, però mi perdonerete, probabilmente anche per tutti i ritardi che farò nel mese di settembre perché la sessione incombe e io sto già farfollando e siamo al 24 agosto. Comunque, giusto un video così frivolo per passare il tempo, detto che siamo ad agosto, come dicevo all'inizio del mese, prendiamolo come viene questo mese, perché fa ancora caldo e la sessione è quello o quell'altro. Facciamo un quiz sul segnale renale, perché ho solo preso di mano sta cosa dei quiz. Iniziamo con questo quiz super difficile, qua dice sul segnale degli anelli. Vediamo un pochino. Allora, aspetta, leggiamo la domanda, scusate. Allora, la prima, quali sono i film della trilogia? Non mi sembra una grande domanda super difficile. Sulla Signoria di Mordor, Le due torri, il ritorno del re, no. Compagnia Renale, Le due torri, questo è il ritorno del re, sì, la seconda. Vabbè, questa ultima magari può trarre in inganno, ma la B comunque, senza che leggiamo anche le altre, insomma. Prossima. Quanti grandi anelli sono stati forgiati? 27-1-3, dovrebbero essere Banshee. Banshee dimensionale. Dovrebbero, lo so. Risposta esatta, sì, perché gli altri mi sembravano un po' pochini. Quindi sì. Che regalo da Galadriel a Gimli? A chi se lo ricorda? Una corda elfica, una pinta a legno, un pugnale, tre ciocche di capelli. Ma ciocche di capelli forse? Non mi ricordo, un pugnale. E tra ciò che i capelli a chi li aveva dati? A Gimli, infatti, risposta esatta, perfetto. Qual era il nome di Gollum? Ma queste domande dovevano essere super difficili. Tobold, Frodo, certo, Sméagol, Gandalf, vabbè, Sméagol, certo. Che domande. Yeah. Chi è Shelob? Sta scema di merda. Allora, un ragno bestiale che cerca di mangiare Frodo e Sam, sì. Una regina degli elfi? No. Una persona che fece amicizia con Pippin e Merry, il leader Uruk-hai. No, dovrebbe essere il ragno bestiale che cerca di mangiare Frodo e Sam. Cioè, che se mangiasse Frodo, magari siamo tutti contenti. Comunque, sì, vedi lui. Perché Arwen può scegliere una vita mortale? Pure questa domanda è super difficile. Galadriel, la nonna di Arwen, usò il Nenya per dare la morte ad Arwen. La sua immortalità è legata alla sua collana di Everstan che le regala. Tutti gli elfi possono scegliere una vita mortale, la sua famiglia ha origini umane. Ma non si va a sposare con Aragorn. Questa dovrebbe essere la B. Perché poi la regala ad Aragorn. No. E perché allora? Non lo so, raga. Ok. Non lo so allora. Non me lo ricordo. Comunque può sceglierlo forse. Perché lei poi si vuole sposare con Aragorn e diventare mortale. Comunque, ok. Chi conduce Frodo e Sam a Blackberry Farm? Ma che cazzo? Farmer Margot, Bilbo, Merry Pippin, Gandalf. Allora, Farmer Margot. No, Bilbo no, non credo. Farmer Margot, che non mi ricordo neanche chi sia. Yeah. Vabbè, devo fare un ripasso del Signore degli Anelli perché qua una a caso l'ho sparata. Una neanche me la ricordo. Male, sinceramente, molto male. Quale Hobbit è quel tale Re Stregone? Pipino, Sam e Frodo, Merry. Oddio, non me lo ricordo, ma perché non mi ricordo mai niente. Merry? No, forse Pipino, Frodo no, perché è uno scemo di merda. Ma non me lo dice la... Ah, Merry, sì, era lui, ma non me lo dice poi, cioè, stavo pensando, non me l'ha detta la risposta giusta. Poi, ancora c'è domanda. Vabbè, chi salva Gandalf sulla torre Ortak? Frodo e Sam, Gotham, Gary, Alvin, Legolas. Non me lo ricordo. Tutti questi nomi, guarda, infatti, devo fare un ripasso. Un ripasso assoluto del Signore degli Anelli. Qual è il nome del calo di Aragorn? Siamo all'ultima domanda. Brego, vabbè, è la prima. Senza che leggo nel Bill, certo. Yeah. Ecco una. Ah, oh, due ne ho sbagliate.
Ne ho sbagliate due, ma non me le dice le risposte corrette a quelle due domande? Vabbè, comunque le ho azzeccate quasi tutte, dai. Ok, facciamo questo qua. Quale personaggio degli Anelli sei? Vabbè, non leggo tutte queste robe all'inizio perché mi si... Se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti tra i seguenti? Penso il... No, no, telepatia no. Neanche telecinesi. Volo, volo, sì. Volo, volo. Quando hai un problema, cosa fai? Cerco di risolverlo per conto mio. Ne parlo con il gruppo di amici, con gli amici. Ne parlo con qualcuno di cui mi fido. Se posso, faccio in modo che diventi il problema di qualcun altro. Lo ignoro, spero che il problema sparisca da solo. È questo. Sì. Quale di questi animali più rappresenta la tua personalità? Il panda. Tra l'altro, quella volpe lì che mi ha fatto sparire. Mi sembrava la volpe che appare nel primo film delle Cronache di Narnia. Se fossi re o regina, preferissi essere amato, certo, sempre. Scegli un'arma. Spada, sì, bella, migliore. Arco, pugnale o ascia. Forse la spada, che è super bellissima, questa nell'immagine. Ami conoscere nuove persone? No. Devo essere sincera. Nel tuo gruppo di amici sei quello o quella che ha sempre battuta pronta? No. Vuole avere sempre ragione su tutto, sì, a volte. Si ritrova sempre nel ruolo di mamma Chioccia. A volte anche quello, però no. Non si presenta mai o arriva sempre in ritardo? Sì. No, che non mi presento mai, no, però arrivo sempre in ritardo. Fa sempre fiori in merda? Sì. Interviene poco mai e se ne rimane in disparte. Dipende dal gruppo di amici, ma in solito in quello stretto no. Spinge gli altri a lasciarsi continuamente in nuove avventure. Io direi più che fa fiori in merda, perché sì. Poi, cosa preferisci mangiare tra tutte queste cose? L'hamburger e le patatine, anche se anche tutto il resto, insomma, me lo mangerei. Quale tra queste pensi sia la tua miglior qualità? Onestà, empatia, coraggio, altruismo, creatività, intelligenza e determinazione. Forse altruismo, sì, tra tutte queste, anche se non è che è l'unica qualità che ho. Se dovessi pensare a un difetto, invece, diresti che sei una persona troppo timida, purtroppo, sì. Con la testa tra le nuvole, sì, maniaca del controllo. No, pigra, egocentrica a volte, permalosa, vanitosa. Allora, prende quasi tutto di queste cose. Però tra tutte penso di essere troppo permalosa. Anche molte altre di queste, quasi tutte, ripeto. Poi, quale di queste pensi sia il tuo tessara? Callum, Callum. Nico. Intanto qua leggo. Comunque, penso il mio cellulare. Sì. Non posso farne a meno. Di solito aperitivi per i buoni e per i cattivi, per l'occhio, ovviamente. Sempre. Vabbè, qualsiasi personaggio Marvel è migliore di Capitan America. Cioè, a mio gusto, naturalmente, perché poi se lo vediamo oggettivamente anche no, però. Quale personaggio della serie TV fa parte della tua compagnia dell'anello? Steve Harrington, che non so neanche chi sia. Buffy, ma mai. Dean potrebbe esserlo. Dark Betty. No, Regina Mills, senza chi sia. Alec potrebbe. Mona van der Waal, non so chi sia. O Berlino. Io tiferei per Dean Winchester. Tra tutti questi, sì. Chi di loro ti fa più paura? Penso sto scemo qua. No, in realtà l'Uruk-hai. Hai letto libri Tolkien? Certo, non tutti però, sì. D'istinto segui? Di sì, certo, è chi so leggere. Di solito segui la ragione. Riesci a nascondere bene le tue emozioni? No, a volte vorrei però. Quanto è lungo questo quiz? Preferisci le giornate? Dipende, di solito di più dipende. Di sole però, maggiormente. Sono Arwen! Come Arwen sei una persona determinata e sicura di sé. Non lasci che nessuno ti dica cosa fare, non ti lasci influenzare dal giudizio altrui. Sei sempre vera a te stessa, ma a volte la tua impulsività la meglio sulla ragione. Carino, sì. Non è che proprio sono io così, però, insomma, potrebbe andare... Cioè, sto imparando...
ad essere un po' più così. Comunque, questo video è finito qui, spero vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa voi avreste risposto e secondo voi chi sareste e chi vorreste essere nel Signore degli Anelli, e se sapete quelle due risposte che io ho sbagliato fatemelo sapere nei commenti così ne parliamo. Iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!